Ragazzi, buonasera, buonasera Ginger Massimiliano Fazzi, Roberti Luca da Facebook e insieme a Simone Mazzotto. Ragazzi, buonasera, buonasera, Angelo Ricci, Salvatore Alessandro, Vittorio Massa, Alessandro, Spina, Alessandro, bentornato Donato Antonioli. Come sempre Ciao Donato, ciao Andrea Cornali, grazie per l'aiuto. E ciao a Samo Pool, dal canale Viola, Cesare Carvasio, eh, Luca Pozzi, Anna Sigri, ciao Anna, Dr Sleep, Marco De Cesare, Fabrizio Gattuso Gat, Stefano Rollet, Andrew, eh, Mago Bello, Daniele Zar Antonello, Simone Bellini, Roberto Barducci, Massimiliano Fazzi, un sacco ciao Risa. Ciao! Ragazzi oggi è il compleanno di Arisa Siamo arrivati un po' in ritardo Cioè giusti giusti ma proprio Che tipo ho acceso il computer a 20 e 58 Quindi non so se ci saranno dei problemi Questa sera però Perché c'è qua lei eh, Però facciamo gli auguri Happy quanti, birthday to me Quanti anni fai mamma more? 31 31 siamo sicuri? No perché io quest'anno ne compivo 38 Pensavo 39 sì, non è che anche tu magari No 30, no, 32, <ride> sei nata nell'89 32, quindi 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100, vabbè comunque 32, tanti auguri a Risi da Filippo Ceccarelli, Salvatore D'Alessandro, Roberto Barducci, Simone Bellini, Guglielmo Proietti, Savo Pull, Claudio Togni da Facebook, attenzione un caro saluto da Risa, tutto scritto. attenzione, attenzione Gattuso Gat. attenzione Non va Vediamo un attimo perché Non va? Non lo so cioè il mio pc non, non, non mi dice se va o se non va mi sembra che vada tutto eh, Davide Mancini auguri a risa da Alberto Meneghello ciao Alberto qua sembra funzionare però è tutto frizzato il mio pc è tutto frizzato però <ride> sembra che vada ho visto un video di una nuova Tesla che vola eh, Paul che probabilmente sarà un fake eh, Luca Belotti grande Matteo Regis la vedo va funge in questo momento va 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 anche secondo me Mm, non so quanto, però andrà Ginger magari loggati sopra il sopra la, la, Il restream perché non ci sei mai e ho paura che eh, salti qualcosa. Eh, qui va tutto Andrew, Maurizio Di Maio, Omar, Laganga, Erve Belluti. Che regalo le hai fatto? Eravamo indecisi se non farle niente o eh, farle qualcosa. Alla fine le abbiamo fatto qualcosa. Le ho comprato un paio di stivaletti che ovviamente lei. Ha provato tipo 5, 5 secondi casa. fa appena Gli entrata in casa. Ecco, adesso ci sono... Si è, ecco, adesso ci sono. si è ripreso il mio PC, ovviamente. Bene. Eh, ciao Arizzo da Massimo Ghirardelli dice: eh. ah. Che scheda video hai? Non lo so, una di quelle che funzionano poco e a volte. No, ho una Radeon Vega 7, eh, raffreddata a liquido, boh, una roba. Um. Matteo è giovanile, ma Arisa sembra la figlia. Molto bene. La molto di bene lui. La di certo sembra mia figlia dicono dicono non lo so io eh, una bella 500 EV non lo so magari tra qualche anno eh, da, 10 da, anni. da 10 anni ecco William dice ciao Matte ferro 53 buonasera e tanti auguri alla signora grazie grazie, grazie. ragazzi eh, da quanto tempo siamo sposati siamo sposati da 6 anni siamo sposati da 6 anni per ora magari l'anno prossimo saranno 7 Sì, a gennaio a gennaio siamo a 7 perfetto. perfetto ciao ragazzi da Marco Leoncini Gattuso Gatt eh, usi Linux Alessandro la Spina no no non uso Linux allora ragazzi questa sera parliamo un po della, della storia visto che non mi state facendo nessuna domanda della storia dei supercharger che sono diventati aperti a tutti mm. Cosa ne pensate? Cioè, secondo voi è una cosa bella o brutta? Come vedere c'è un qualche problema ogni tanto eh, con qualche auto, perché come sapete i, i produttori di auto hanno, hanno diciamo, messo la porta di ricarica un po' a caso attorno a tutta la vettura, alcuni davanti, alcuni davanti a sinistra. Alcuni eh, sul parafango di sinistra, alcuni sul parafango di destra, alcuni dietro a sinistra o dietro a destra. Quindi eh, Tesla è stata l'unica che in tutte le sue macchine l'ha sempre messo eh, dietro a sinistra. Quindi i supercharger sono fatti per quelle macchine lì. Che arrivi, trick in retromarcia, attacchi, bolli, tutte belle sparate, bellissime da vedere. Però il problema è che i supercharger sono fatti solo per quelle macchine lì. Il cavo è cortissimo. E ci arriva solo proprio a pelo, quindi sono proprio fatte apposta, costruite apposta. E, e c'è chi sta andando magari con un Audi e Tron e occupa due stalli, o con la Ionic 5, anche lì essendo posteriore eh, destro, è un casino perché occupa lo stallo di quello in parte, quindi è un, è un problema. Quindi è un problema che probabilmente Tesla risolverà. Con altre, magari mettendo uno stallo di traverso, uno dei tanti, metterlo di traverso, quindi non in orizzontale ma magari in verticale, oppure farne, non so, due o tre o più o tutti con un cavo più lungo, oppure dotare, non so, gli abbonati di una eh, prolunga, ma non credo che si possa fare con una prolunga. Vabbè, comunque, questo è, questa è l'idea. No, te vai di prolunghe Ginger, credo di no, perché non, non, non credo che sarà mai possibile. Eh, Bicher Claudio dice: Secondo te la dacia elettrica dove ha la batteria messa? La grandezza della batteria? Ma eh, la grandezza fisicamente non so, comunque è sotto, eh, è lungo il pianale, ma non so quanto sia grande. Beh, adesso mi sembra eh, tipo 27 kWh o 17, non mi ricordo. Non mi ricordo, però mi sembra vabbè. Quindi malissimo, dice Johnam 326. Sì, abbastanza. Nel senso che chiaramente all'inizio non, non ci abbiamo neanche pensato a questo problema che stanno chiamando il caos dei supercharger. Lo stanno chiamando il caos dei supercharger. C'è questa luce che adesso io spengo perché mi fa tutta la faccia di un colore strano ogni tre secondi, eh, così molto meglio. Eh, perfetto. E la prolunga la brevetta tuo cugino, mi dice Alessandro, è giusto? te Tevi Agnelli dice auguri alla bella signora. Bene. Eh, hai detto che costa di più ad altre EV Maurizio Di Maio? Sì, ne ho parlato questa mattina nel mio video delle news della settimana. Sì, costa di più delle, alle EV non Tesla. Ancora non si sa quanto eh, perché dipenderà da stallo a stallo. Come qui in Italia il costo varia da stallo a stallo, quindi uno stallo potrebbe costare 38 e un altro stallo potrebbe costare 48. Dipende, dipende appunto dalla zona e da quanto costa effettivamente in quella zona la corrente. E però Tesla dice che ci sarà un abbonamento, non so se mensile o annuale, per appunto, diminuire questo costo. Amore, non schiacciare i pulsanti perché se li schiacci poi dopo succede un tram tram. Tipo, se schiacci questo, viene fuori il banner della carrozzeria Musesti, che è lo sponsor, il main sponsor del mio canale. Quindi, se avete bisogno, sapete ragazzi che Sono potete andare buona. dalla carrozzeria Musesti. Brava, sì, perché dovete sapere che io ho un affare che è questo, che praticamente comanda tutta la live. Se io volessi, tipo, non so, eh, mettervi la camera 2, che è quella di dietro, mettermi la camera, la camera 3 e la camera 4, ecco, varia anche le varie cose. Eh, 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 cioè, ah, che figata, troppo bello. Veramente figo. Eh, ma tutte anche qui in Italy Golden Rough. Allora, ragazzi, al momento sono solo 10 stalli. Eh, cioè, scusate, 10 supercharger per un totale di 20 stalli. Perché ogni supercharger può essere dedicato a terzi. Eh, cioè, ogni, per ogni supercharger ci sono solo due stalli dedicabili a terzi. In questo momento, normalmente sono 12 stalli o 24, o 8 stalli, o anche 4 a volte. Ma. Sono pochissime quelle che hanno quattro stalli, superciariche che hanno quattro stalle. Comunque, solo due possono essere dedicate a auto, ad auto non Tesla. E la domanda qual era? Non mi ricordo. Ah, um, adesso sono solo aperti nei Paesi Bassi, anche se oggi sono state avvistate auto qua in Italia, non Tesla, che si ricaricavano. Quindi... Non lo so se sia stato eh, fatto solo così per test, oppure se effettivamente il test si stia allargando anche ad altri paesi. Sarebbe molto interessante. Sarebbe molto interessante. Seguirebbero tutta una serie mia di video che vado a provare auto al supercharger. Cioè, io le proverei tutte, tipo prendola, vado al supercharger. Prendola che okay, vado su sicuro, ragazzi, sicurissimo. Anche perché al momento la rete supercharger è la rete più veloce e più capillare disponibile in Italia cioè anzi non è così vero perché comunque ci sono molte più colonnine Enel X eh, in Italia rispetto ai Tesla Supercharger però i Tesla Supercharger sono abbastanza strategici e molto molto veloci e ce ne sono tanti sempre non ce ne sono tipo un, quando vai a ricaricare l'Enel X ci sono due stalli massimo 3-4 massimo massimo sono sparsi un po' in giro Qui invece tu arrivi, boom, ci sono 12 stalli, ecco, tu vai lì e sai che 99% uno libero lo trovi. Mentre invece con le altre è un po' un problema, se fosse possibile la prenotazione sarebbe molto molto figo. Poi dopo, eh, non in questa settimana, forse quella dopo o quella dopo ancora, farò un video dedicato alle colonnine, ai soli, eh, come si chiamano, abbonamenti per le ricariche. E con anche diverse funzionalità e anche app non solo non solo diciamo carter, FID, eccetera buonasera Ginger Betazor dice eh, dal canale Viola ehm, Simone Bellini nel, bravo allora io penso che se aprono, aprono Supercharger a tutti con i soldi accumulati riusciranno ad aprire più Supercharger in tutta Europa Raffaele assolutissimamente sì diciamo che il oltre il ragionamento che facevo io questa mattina e nel video delle news della settimana era questo sicuramente più soldi entrano a tesla e già hanno detto che avrà probabilmente un indotto di circa 21 milioni in più milioni di dollari in più da questa piccola manovra commerciale potrebbero portare ad aumentare un sacco gli stalli in giro per tutta Europa per tutto il mondo ecco e poi perché mi guardi così guarda strano e poi ci sarà in proporzione anche una vendita maggiore di auto Tesla, secondo me, perché tu arrivi con la tua macchinina, magari tra un paio di anni o tre anni o quattro anni, quando magari sarà il tempo o uno si stufa della sua auto elettrica, magari vuole cambiare la macchina e a forza di andare al Tesla Supercharger a ricaricare ha conosciuto tanta gente con una Tesla e magari si è accorto che gli piace di più la Tesla. Io oggi ho fatto un esempio, sono stato ripreso da un utente perché io ho detto che la Tesla Model Y è avanti 5 anni rispetto alla Volkswagen ID4. Grazie mille Donato Antonioli per, per l'aver donato 1,49 euro, 49. lo mettiamo nel portafogli di Arisa perché stasera è il suo compleanno. Ehm, dicevo che avendo fatto questa affermazione un po' forte forse, cioè che è meglio una Tesla Model Y di una ID4 secondo me è la verità avanti 5 anni probabilmente sì probabilmente sì eh, comunque ci si accorgerà che magari ehm, diciamo le tesla sono migliori eh, rispetto alle altre in, alcune in alcuni casi come ad esempio ehm, ha fatto apple che per tutta una vita ha dato la possibilità di utilizzare la localizzazione eh, di utilizzare dei piccoli affarini per localizzare le cose in giro adesso si è fatta i suoi fighissimi integratissimi bellissimi da vedere allo stesso prezzo di quelli che facevano gli altri quindi uno dice ok se la cosa costa uguale però questa qua ha, molte, ha funzionalità in più più è brandizzata nella stessa marca eh, funziona meglio un pochino meglio degli altri eh, mi compro quello lì, mi compro quello da Apple direttamente. E quindi, a lungo andare è tutto brand awareness, ragazzi. Eh? Che se uno magari è abituato da sempre a comprarsi una Volkswagen, però comincia ad avvicinarsi al Tesla Supercharger, al mondo Tesla, a tutte le sue cose che ci vanno dietro. Eh? C'è un'idea commerciale potentissima, eh? un'idea commerciale potentissima. Quindi, meglio. Mi sono stufato dalla mia passat, ma costano troppo le elettriche, Maurizio Di Maio. Eh, come, come darti torto è assolutissimamente vero, al momento le elettriche costano 10-15.000 euro in più delle auto normali a di diesel. Però, già, se vai a comprarti una plug-in, ad esempio, già i prezzi cambiano parecchio, eh? cambiano veramente tanto. Oggi ho guardato per, per sbaglio. Grazie Big Cheer Claudio per l'euro che anche quello andrà nella tasca di Arisa. Eh, anche oggi ho guardato una macchina normale, costava 34, plugin 44. Così, dentro una batteria e un motorino. Una batteria piccola e un motorino, mi sembrava un po' troppo forse. E magari a questo punto. Comprarsi un full electric era meglio Ma perché ci sono colonnina Tesla gratuite? Chi ci guadagna? Francesco Dattilo O Dattilio O Dattilo Non lo so Comunque grazie per la domanda No non ci sono Tesla supercharger gratuiti al momento A meno che tu magari abbia una delle vecchie Tesla Che ci andavano ancora gratuitamente Buonasera a tutti e Tanti auguri da Urisa Ma a Arisa Non a Urisa scusa amore Massimiliano Andreucci ti fa gli auguri Grazie. Oggi ti chiedevo, ma non i Tesla, potranno ricaricare al SUC solo le tariffe Tesla o anche in roaming? Si sa qualcosa. Alessandro La Spina, credo che il roaming al momento non sarà, non sarà abilitato, però chissà, magari un domani. Però, sempre per quella questione di far vedere quanto Tesla è figa, io se fossi in Tesla il roaming non lo farei. Quindi ti farei scaricare l'app tanto è tutto automatico e funziona perché è sempre funzionato quindi tu scarichi l'app metti dentro la tua carta di credito scegli la cosa butti dentro il cavo e carichi e quando è finito paghi paghi in automatico secondo me è molto meglio per Tesla fare così anche perché passerebbe direttamente dal suo gateway di pagamento sul quale avrà dei costi molto inferiori rispetto a tutti gli altri e poi perché fa vedere la sua app che è molto bella, molto bella. Tra l'altro, tramite app tu puoi comprare una Tesla. Quindi c'è scritto: eh, proprio quando apri l'app c'è scritto compra una Tesla oppure ricarica supercharger. Quindi capisci che anche lì è Brand Awareness. Hai ragione ho un audi diesel, ma non comprerai mai elettrica, comprerai Tesla che è lì da vedere la differenza. Toyota BZ4X Concept su piattaforma NTMJ, AI, cosa ne pensi? Alessio, ne ho parlato questa mattina. Sono molto contento che finalmente Toyota abbia fatto qualcosa di interessante. Molto interessante. Già con l'Exus eh, ha fatto qualcosa di molto interessante. Tra l'altro, spero di provarla presto. E eh, devo dire che eh, il primo passo verso una cosa importante, perché eh, Toyota è sempre stata refrattaria a fare auto completamente elettriche, perché non crede diciamo, nella monopolizzazione del eh, sistema elettrico rispetto a, eh, a tutto il resto, quindi voleva avere un po' eh, eh, i piedi, diciamo, un po' di qui, infatti sta ancora avendo... Ancora pensando un po' all'idrogeno, un po' all'elettrico, un po' al diesel e al benzina. Quindi, non è come tutte le altre che si è buttata a capofitto sull'elettrico oggi sta andando con molta calma però sembrerebbe che abbia tirato fuori dal cilindro un'auto molto interessante la vedremo poi quando arriverà quando potrò provarla quando faremo la recensione quando potremo anche fare le varie prove di autonomia perché quello è l'importante tanti, tanti auguri tanti auguri ad Arisa da Gianluca Parodi grazie Gianluca oh, sì. Davide Colla ciao Matteo Anthony Serlenga ciao Arisa e auguri Gabriele Torricelli mi dice conviene aspettare Y prodotta in Germania? Sì Secondo me sì, secondo me sì, allora se voi avete urgenza di comprare l'auto, ok, compratela, eh, se volete Model Y e dovete per forza comprare l'auto in questo momento vi consiglierei un noleggio in modo tale che dopo due anni potete reimbarcarla re e aspettare Model Y con le batterie 4680, anche io se dovessi cambiare l'auto oggi aspetterei le batterie 4680 su Model Y. Probabilmente o su una Model 3 più avanti, o magari su una Model 2. Però, secondo me, per Model 2 dovremmo aspettare almeno ancora tre anni, mm. tre anni. Belta mi dice, per i suoi caperti, come faranno con quelli con la porta messa in posto diverso e le plugin? Le plugin io spero che Tesla non le faccia ricaricare. Quindi, se tipo hai una velocità di ricarica sotto alto, non lo so, 50 kW di potenza? Non vai, non ricarichi, perché quello potrebbe essere un problema serio per Tesla. Perché vorrebbe dire avere lì una plugin che magari ti sta collegata 3 ore, 4 ore. No, non è proprio possibile, non è fattibile. Io se fossi in Tesla non lo farei assolutissimamente. Farei un controllo di potenza, se la tua auto non può stare so sopra i 50 kW. Ciao, buonanotte, arrivederci. Cioè, già. Um, fine. Dal 2035 le endotermiche scompariranno, dice Gattuso Gat. Eh, così almeno dice, dice la legge: nel senso che, oppure dicono un po' tutti, quello che vorrebbero è smettere di vendere le endotermiche dal 2035. Ma non, non è che scompariranno le endotermiche dal globo, così puff. Ma sarà una cosa molto graduale e le endotermiche, secondo me, saranno presenti sul pianeta fino al 2050, tranquillamente veramente tranquillamente Teo cosa ne pensi della Mustang elettrica Pilu Sway. bella soprattutto perché è blu vero? Mm -hmm. ecco. soprattutto perché è blu no, no, a me è piaciuta veramente tanto veramente tanto soprattutto mi è piaciuto l'impegno che eh, Ford ha messo nello scrivere il software perché eh, sembra banale ma hanno completamente riscritto il sistema eh, su un'esperienza eh, simile a quello che si fa con i tablet eh, veri con schede eh, riassuntive, graficamente molto molto bella, certo c'è ancora un leggero lag che secondo me possono sistemare. E le, foro, le funzioni sono, sono fighe, funziona veramente molto bene. E mi di alcuni mi dicono che il software non è tutto, però il software una macchina del genere fa almeno il, il buon 50-60% di tutta l'esperienza dell'auto. Perché se con un pulsante riesci a fare altre 5 cose, se automaticamente l'auto ti presenta cose da fare, eh, riesci a diciamo coprire un po' tutta la parte di entertainment. Poi vabbè, chiaramente motore, batteria fanno tanto, eh, ovviamente la dinamica di guida, ma quello chiaramente da, fo da Ford non ci si aspettava niente di meno. Tra l'altro l'auto che ho provato io, la first edition 4x4, era veramente molto figa. e quando schiacciavi in modalità untamed, quindi a briglie sciolte, sottosterzo, sovrasterzo, riuscivi tranquillamente a scodare e, ed è una sensazione che ti danno un po' tutte le Mustang, eh, chiaramente quelle ancora alla vecchia benzina di, a benzina, perché a non credo ci siano, a benzina e eh, 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 eh farlo con un'auto 4x4 trazione elettrica che scarica a terra perfettamente eh, chiaramente non sarà stato proprio facilissimo quindi un applauso e poi anche perché dentro è molto molto bella, fuori anche molto molto bella, se poi guardate quella che ho postato stamattina eh, nel, nel, nel video di stamattina, non so se tu l'hai vista che è quella Shelby ma è una figata fuori di testa ragazzi, bellissima col megalettone le minigonne cioè da tutta un'altra roba tutta un'altra roba consigli per i cerchi tesla m3 model 3 anthony serlenga beh se dovete cambiarli e se avete una tesla model 3 performance vi consiglio per l'inverno di mettere il 18 uh, un ragazzo ieri è salito da roma per venire a fare wrappare l'auto da gabriele Scusate, sto digerendo, ma sì. Gabriele Extreme Card Tail in Brescia è venuto su apposta, gli abbiamo fatto una sorpresa, è stato molto contento, mi ha fatto la stessa domanda. Eh, per, le ruote per le gomme invernali io consiglio di mettere sui 18 perché è molto più comoda, è molto più morbida. Le, ruote, cioè le gomme costano meno. E, e per i cerchi un MAC, un MAC da 18 sarebbe, secondo me, indicato. Ecco. Um, meglio Model 3 o Mac E Fabio Ferrero? Beh, sono due auto completamente diverse. Credo che la Model 3, um, cioè a me piace di più la Model 3 perché è molto più sportivetta, eh, più bassa. Um, Tesla, Mac E è un pochino più da, da famiglia secondo me, um, anche se è parecchio potente e parecchio bellina notizie sugli incentivi Salvatore ed Alessandro sono finiti le notizie che sono finiti purtroppo ehm, sono stati accalapiati secondo me tutti dalle concessionarie che hanno deciso di vendere a manetta un sacco di auto immatricolarle tutte così almeno vai via tranquillo di, eh, di incentivi con loro e vedremo, vedremo che cosa salterà fuori quando arriveranno effettivamente queste auto nelle concessionarie potrete andare in concessionaria e magari avere qualche sconto Qualche scotto in più. Ma eh, una concessionaria in Puglia è prevista, Pippo, non lo so, ehm, non lo so. Eh, al momento ti direi di no. Mh, per il momento, più avanti, sì. MG Motor non ne hai mai parlato. no Non ho mai parlato di MG perché ancora di auto elettriche. Non ne hai fatto. Ma come mai sono tutto devastato? Qua? Cioè, sono proprio tutto devastato. Sono, mi sono fatto la barba questa mattina, ragazzi! E dirò tipo, Edward man Mani di Forbici. mi sono pure mh, tagliato qua. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Ehm, questa, questa regola non vale dalle 23 alle 7. Fabrizio è Broccato, non so di cosa, a cosa tu ti stia riferendo. Ehm, nel mio piccolo paesino sono sputtate come funghi 5 o 6 spring, Ginger. Eh sì, le spring cominciano ad uscire. Se ne vedono, se ne vedono parecchie. Sono stracontento di questa cosa. Eh, Fabri, vi notizie della Lucid, quanto arriverà in Europa? Beh, Lucid ha cominciato a distribuire le prime Lucid Air Dream Edition, eh, sono uscite questo mese, eh, hanno cominciato a fare le, 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 le consegne, sono 520 per il momento e vedremo, non, non lo so sinceramente quando mai arriveranno in Europa, spero presto perché mi piacerebbe tanto provarne una. Um, ma cosa se ne fanno le concessionarie degli incentivi? Meno conveniente, immagino. Beh, Gabriele, le concessionarie cosa fanno? Uh, riescono a, ad immatricolare perché se le comprano loro, quindi comprano le auto sfruttando l'incentivo senza rottamare, quindi hanno, non hanno un incentivo di 10.000 euro, ma hanno un incentivo, non so, di 6.000 o 4.000. Adesso non lo ricordo esattamente e ehm, diciamo che poi quando gli arriva la macchina la immatricolano a loro e poi dopo la vendono a chilometro zero e quindi la vendono un pochino più bassa poi hanno anche risparmiato 6.000 euro. Hai capito come fa il gioco? No? Come va a finire? Ciao Matteo, una domanda. Bisogna avere la patente per guidare la Citroen Ami? Sì, bisogna avere una patente AM oppure una patente B. La AM la possono fare anche i 14 anni. Ehm, quattordicenni. da. Si dice così, amore? Sì? Quattordicenni. Quattordicenni. <ride> Um, Ciao Matteo, come hai fatto a far mettere una colonnina nel tuo paese? Che richiesta hai fatto? Non ho fatto niente, ho fatto niente. semplicemente io ho fatto un video dicendo che non c'erano le colonnine nel mio paese, cioè, e dicendo ragazzi, ma nel paese di Matteo Valenza non ci sono le colonnine, devo andare dopo un mese, salto a fare una colonnina, oh, plup. che tra l'altro è ancora ferma, causa allacciamento Enel, quindi Enel, ti prego, non mettere i bastoni tra le ruote a chi deve fare gli allacciamenti delle colonnine perché non ha senso non ha senso chiedere 17 eh, 17 carte per mettere giù un punto di ricarica non, non, cioè, ci vogliono 17 autorizzazioni diverse per installare un punto di ricarica in un paese che cacchio di senso ha? Cioè, veramente cose da matti. Cose veramente da matti. Cattusugat dice: Matteo, cosa ne pensi della Zip Charge Go? Una batteria portatile come una valigia. Ne ho una nel baule. Ne ho una nel baule, ma non è una Zip Charge, ma è di Gastone Online. Ti prego, Ginger, di mettere il link in chat, così magari andate a vedervela. E Ho anche uno sconto del 10%. È molto figa, è una batteria. Eh, quella di Zip online non so di non so quanto sia ma questa qui è una batteria da 2 kWh capace di erogare 8A eh, 8-10A 8 quindi circa 2 kW in un'ora riuscireste a ricaricare una Tesla Model 3 del 2,5-3% che vuol dire 20, 20 km così tranquillamente 20 o 30 km tranquillamente li potete fare quindi in emergenza flup ci sono due sciuco, ci sono prese USB a rotta di collo, ehm, puoi anche collegare ai pannelli fotovoltaici, esce un video tipo la settimana prossima, quindi lo vedrete. Eh, Matteo, secondo te quando uscirà 500X e quanto potrebbe costare? Mattia, 5-6 mila euro in più della 500 normale. Quando potrebbe uscire non ne ho idea, ma molto probabilmente nel 2022. Eh, Matteo, quando farai un video per spiegare la burocrazia per le colonnine? Mai perché non sono uno che cioè non è che me ne intendo di burocrazia, anche perché le, quelle cose lì le fa direttamente il comune, ma al momento neanche il comune ha interesse a installare le colonnine. Sono più i gestori che spingono a manetta per voler installare le colonnine. Ma i gestori, eh, cioè, poverini. Fanno di tutto, i comuni, no. Anzi, i comuni osteggiano, perché non vogliono regalare posti auto quindi magari vogliono anche la stecca: tipo: mi dai 50.000 euro di stecca per mettere giù quattro stalli nel tuo paese. Ecco, una cosa del genere. Non molto bello, ecco, non molto bello. Eh, posso far criticare alle pers altre persone nel mio garage privato a pagamento? Logicamente. No, non ho capito allora. Eh, Giuliano Falcone mi dice: Posso fare caricare altre persone nel mio garage privato a pagamento? Logicamente. Sì, lo puoi fare. Lo puoi fare assolutamente. Però tu non puoi vendere la corrente perché non sei un. Come dire un gestore di corrente, quindi non puoi vendere la corrente. Io non potrei far venire te nel mio garage e ricaricare e farti pagare, ma ma ci sono c'è un servizio di cui vi parlerò non questa settimana, ma penso la prossima, che è praticamente un Airbnb delle ricariche. Poi ve ne parlerò, poi ve ne parlerò perché lo sto testando. Adesso non posso dirvi niente perché non posso dirvi niente però comunque sì ci sarà anche questa opportunità che secondo me è molto molto figa perché uno dice vabbè metto giù due o tre colonnine nella mia azienda io ho un'azienda c'è un parcheggio il cancello si apre si chiude trick da solo quando tutti avvicini giù ci stanno le colonnine bam prima o poi si doveva bloccare la, il, il pc sapevamo che questa sera si bloccava e quindi ci siamo messi il backup qua. vedi che bravi? Siamo stati molto molto bravi e ah. previdenti. Sì, si sì, è bloccata, però io. L'ho fregata! L'ho fregata! Ciao Matteo! Ho compresso come la tua macchina principale? No, Jonathan, è troppo enorme, troppo enorme, assolutamente. Puoi spostarti leggermente amore? che Intanto, vai a fare la doccia, benissimo, brava, grazie. Io spengo, perché mi dai il. C'era la, la mosca, c'era la zanzara. Sempre sempre queste cose, ragazzi, del tipo. Mm. Vabbè, la Sanzara, no? <ride> se volessi proporre di installare una cosa, no, allora stavo dicendo di Jonathan. La è bellissima come auto, ma è troppo grande per me. È troppo da mm, signorotto ragazzi, costa 130.000 euro per me. Non è assolutissimo, non è assolutissimamente nelle mie tasche. Non è neanche Tesla Model 3. Se vogliamo vedere nelle mie tasche. però alla fine eh, sono riuscito a comprarla facendo tanti, 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 tanti sacrifici. Ma ah, che bella! Cioè, la mia Tesla bellissima. Model 3, è bella, bellissima. Queste sono le nostre felpe, ragazzi. Se volete comprarle, sì, shop.mattevalenza.com sì, beh, quella l'hanno vista. Non so, ma amore, se tu parli in Thai non ti capiscono loro poverini. <ride> Comunque, eh, i Supercharger per il momento sono aperti tutti solo in Olanda. Per il momento sì, anche se oggi è arrivata tipo una foto strana ehm, che faceva vedere dei Supercharger attivi. Ciao, ciao, dopo torni? Vabbè, dei Supercharger attivi anche qui in Italia. Vedremo. No, non torni, allora saluta per bene, poverini. Saluta per bene. Ciao! Ecco, brava. a tutti. Perché sì, sembra strano che noi stiamo parlando davanti a un computer, in, una cosa inanimata, con una piccola roba di sopra con la luce verde che ci sta riprendendo. Però in realtà dall'altra parte ci sono 2-300 persone che ci guardano. Quindi, grazie, 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 bravi. Eh, salutali bene che io arrivo subito. Siamo salutata. ha salutati in posto? Sì, buonasera a tutti, grazie mille per i miei angoli. Alla. Alla. Va bene. Ciao. Devo svegliarmi presto. Ti devi svegliare presto, ecco. Beh, giustamente, lei si sveglia tipo alle quattro e mezza eh, domani, quindi ci sta. La tuzio gatto mi dice: Ma che, Matteo, perché non fai un video per chi ha le prime armi su tutti i cavi esistenti per caricare le auto elettriche e come collegarli Lo farò, ragazzi, lo farò, lo farò sicuramente. Eh, buonanotte a Risa, ciao a Risa, auguri eh, a auguri Risa, lui fa tanti auguri a Risa, augurissimi, augurissimi a Risa. Eh, <ride> grazie, grazie ragazzi. Um, Ginger dice: Da me hanno messo una B-Charge, due posti occupati, da due Zoe a noleggio. In comune dicono di chiamare il noleggiatore e questo dice che sono private, però se vuote si avviano e caricano. Beh, porta. Che te devo dire? Ciao, Rizzo, buonanotte. Walter Jack, ma come mai in Italia le di tre consegnate sono pochissime e i concessionari ne sono quasi sprovvisti? Ma ragazzi, sempre per una questione che non ci sono chip, non ci sono semiconduttori e un po' ci stanno marciando sopra tutti su questa, su questa cosa, quindi non è che proprio sia. Um, non è che ne stiano riuscendo a consegnare tantissime di auto, non ce ne sono e uh, vi spiegherò anche questo la settimana prossima in un video dedicato alla crisi dei microchip alla crisi dei microchip um, Opel, e che ne pensi Gaetano Luca Gaetano, allora, aspetta un attimo che metto qua, vediamo se riesco a far andare questa cosa qua, ecco che non va perché ok vediamo no non va perfetto scusate arrivo eh. perché giustamente op. secondo me devo staccare tipo questo e riattaccarlo così Vedete là, non si vede la mia telecamera. E devo ri riavviare di nuovo il PC. Succede, succede spesso che quando mi si inchioda il computer, quando vicino, ma è normale, abbiamo capito che praticamente il computer sta live un po' da sole e poi dopo boom si chiude. Però questa volta sono riuscito a inchiodare. Vabbè, comunque, cosa ne penso di Opel Corsa E? Eh, secondo me è un'auto ben riuscita, peccato un po' per gli interni un pochino scarni, ma ha una buonissima autonomia, il che ne fa un'auto interessante, ne fa un'auto molto interessante. Eh, ciao Matteo, ci sono novità su Tesla Sentry Mode Live View in Italia? No, al momento ancora no, tra l'altro sarà illegalissima questa cosa, però sicuramente Tesla se ne sbatterà le scatole altamente e lo farà in ogni caso. Um, bella la scritta SpaceX sulla parete, grazie, Beltasor. In effetti, sì, è proprio bellina. Proprio bellina. Che è questa qui, vedete, sta scritta SpaceX. Qui ci sono le, le cuffie che una volta usavo giocare con la Play. Una volta. Adesso ormai sono talmente occupato che la play non esiste. Eh, non esiste più, poverina. Eh, però a breve dovrebbe, probabilmente ritornerà in auge. Grazie mille per la risposta, Gaetano Luca. Figura. BMW lo fa già da anni e non gli hanno mai detto niente. Non hai un PC di backup per fare solo le dirette. Questo che tu vedi è il PC di backup che entra in auto magico. Mentre ehm, siamo già in diretta, quindi top con le supercharger. In quanto tempo si potrà avere una ricarica completa? Beh, il supercharger ragazzi eh, ricarica in, ehm, a circa 250 kW. I nuovi modelli e i vecchi modelli a 150 kW, eh, suddivisi in due, quindi potrebbero andare su 75 kW come minimo. Eh, quindi perché è uno, st uno stesso stallo. È diviso in due quindi un supercharger è diviso in due e quindi i 150 kW si dividono in due. Quindi dipende dalla tua potenza fondamentalmente dell'auto perché se tu hai un'auto che può ricaricare a 150 kW, allora ricarichi a bomba e 150 kW su una batteria da 75 in mezz'ora, 40 minuti hai ricaricato. Anche perché la potenza, la curva di potenza, la curva di ricarica non è cioè fa così e poi cala, cala per non andare a distruggere le batterie. Torno subito, ci riprovo, ci riprovo, che ne pensi di elettrica? A me ne, piace molto, mi piace molto la megane elettrica, mi ha Intripato la Megane come auto E adesso Che arriverà anche il modello elettrico Non vedo l'ora sinceramente di dargli un'occhiata perché, perché è interessante Assolutamente A proposito da, da Ciaspringo Ho letto che un ragazzo ha avuto un problema Con la presa AC E in garanzia gli hanno montato il caricatore DC È possibile? Mi sembra molto molto improbabile Anche perché Non fanno questo tipo cioè Non, non, non c'è la possibilità in questo momento di fare questo, questa modifica, quindi ti direi che probabilmente gli hanno, gli hanno detto una bugia, oppure boh, non lo so, è comunque è molto molto strano, molto improbabile, devo dire. Vediamo cosa capita. Vediamo cosa capita se riesco a fare. quello che voglio fare. Ok. Ci sono 3. E siamo ritornati, forse. No, Freez, vai tranquillo che ci siamo. A dalmine è due mesi che è in procinto di aprire un supercharger. Secondo te quanto dovremmo aspettare? Per terra ci sono già le scritte. Eh, non lo so. Non lo so, ragazzi. Eh, ce ne sono tanti di supercharger in Italia che sono ancora lì lì. Speriamo che partano alla svelta, ecco. Non, 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 saprei, cosa, non saprei cosa dirti. Bisognerebbe provare a telefonare a Tesla e chiedergli: ma oh allora? Cioè, ce la fa si fa? Come io ho telefonato da due a per dirgli oh Ma Alura ce lo abilitate il supercharger qui di nave? Eh? Grazie. Ehm, cosa ne pensi dei progetti elettrici di Bezos? Filippo, ma eh, prima o poi ragazzi, tante aziende, tante società entreranno nel mondo dell'elettrico. Quello è molto, molto probabile. Quindi vedremo. Vedremo. I progetti non sono. ci cioè sono molto ambiziosi, eh, tipo anche Sony che vuole entrare e fare la sua auto. Eh, sì, sì, i progetti sono molto ambiziosi. Ci butteranno dentro un casino di soldi e si vedrà. Um, quale app per vedere i superchargers? Paolo Zecchi. Ma allora, come app io ti direi di utilizzare più o meno sempre Next Charge come app per dare un'occhiata. Sulle varie colonnine che esistono nella tua zona, secondo me Next Charge ce cioè le ha dentro tutte, ce le ha dentro tutte, quindi utilizza quello. Buonanotte, dice Ani Hotta OxaJay. Buonanotte, buonanotte, eh, dopo comunque vi saluto tutti, andate tranquilli. Ciao Matteo, hai qualche info per Cupra? Eh, no, ancora no. Tra l'altro, ho mandato un messaggio su Instagram a Cupra, Bor, Cupra Italia perché se mi fa provare una Born vediamo se mi risponderanno mai altrimenti andrò giù pesante andrò con le tipo chiamerò non so qualcuno che mi aiuti per far darmi una spinterella cosa ne pensi dell'auto usate Tesla Maurizio Di Maio ma ehm, io comprerei un'auto usata non lo so sì non ho mai comprate di auto usate ma vedrete che a breve ci saranno certificazioni in grado di determinare se l'auto è in un buono stato, se la batteria è in un buono stato, soprattutto perché l'auto quando la guardate capite subito se è in buono stato, capite subito se ha subito un incidente, magari guardandola sotto, controllandola bene. Ci sono anche servizi che vi fanno dei controlli particolari sull'auto e però eh, la batteria nessuno fondamentalmente sa come sta. Anche lì, in dicembre, uscirà un mio video dove, dove, dove vi farò vedere che c'è un sistema capace di certificare la batteria e vi dirà quanto effettivamente la batteria soffre, ha sofferto nel tempo e quanto può ricaricare, qual è la sua, il suo residuo, quanto è degradata, ecco, diciamo. Ciao Matteo, come risolverà Tesla in futuro la diversa posizione del bocchettone con le auto non Tesla? Carlo Toscano, ne ho parlato prima, ehm, si spera che vadano a installare dei supercharger messi in una posizione diversa, quindi magari non tutti dritti uno dietro l'altro, ma magari uno anche girato o due girati, in modo tale da avere un, un posto dove potersi mettere in tutte queste macchine. Queste macchine particolari, che ce ne sono tante, tipo la nuova Ionic 5, non fa fatica a ricaricarsi. Ecco, però anche lì ehm, il caos si può creare se siamo tutte persone civili, si risolve abbastanza velocemente. Uh, io ho quasi fatto 1000 km con la mia ID3 Pro, super soddisfatto. Massimo Mollica che ha fatto quasi 1000 km vuol dire che hai la macchina nuova, nuova, nuova. Quindi bravo, complimenti e congratulazioni per l'acquisto. Marco Isidori dice... Novi C'è novità? Uh, ci sono novità sul Model 3? Ultimamente no, si è intravisto qualcosa di strano con uh, delle bandierine uh, sulle ruote. Credo che stiano magari pensando di fare una Model 3 con le sospensioni ad aria. Però... Una cosa che ancora non sappiamo, eh, Matteo. C'è un modo per richiedere l'installazione della colonnina pubblica felice? Al momento, no. Io mi sono inventato questa cosa di provare a scrivere all'ufficio tecnico eh, del comune dove tu vivi per provare a, dire, a sensibilizzarli, a dire ragazzi se voi metteste una colonnina io sarei felice, probabilmente sarebbero felici anche altre persone, magari non so, fai una raccolta firme, farla girare all'interno del tuo comune e poi presentala all'ufficio tecnico del tuo comune, oppure eh, fai la stessa cosa, presentala a non so, eh, Enel X, uh, Charge A2A se sei nella zona Bergamo-Brescia-Milano, potrebbe, potrebbe essere una mossa vincente. Mm. un video su autocarri elettrici Simone Bellini, arriveranno perché ho ehm, durante la Ecomondo eh, come si chiama la fiera più importante d'Italia eh, sul Green eh, ho potuto incontrare parecchie persone ehm, parecchi espositori interessanti che avevano tante tante belle cose e questi sono tutti i biglietti da visita che ho recuperato non ho ancora avuto tempo di contattarne uno cioè, no, sì, in realtà ne ho contattato uno e basta eh, dovrò però vedere di contattare anche tutti gli altri sono cose che faccio nel tempo libero come vi dicevo avendo io un lavoro e occupandomi di questo nel tempo libero faccio un po' fatica a organizzare tutto però Ce la farò, ce la farò, vedrete che ce la farò. Ho comprato una Zoe 135R e mi sono innamorato dell'elettrico. marcello bertini da Facebook è. È così, nel momento in cui tu cominci ad entrare nel mondo dell'elettrico, piano piano te ne innamori. È, è normale. Ciao Matteo, cosa ne pensi della Octavia plugin? Anche se non è una Full Electric, vorrei un tuo parere. Maurizio, guarda, io non l'ho provata, ti devo, dire che non ti devo dire la verità, io non l'ho provata, le uniche plug-in che ho provato sono, no, l'unica plug-in che ho provato è la Mercedes 250e classe A, altre non ne ho provate, ho provato un hybrid, mild hybrid mi sembra, della Clio, della Renault, che mi sono trovato abbastanza bene, bella macchina. L'Octavia non l'ho ancora provata. Ti devo dire che, però, quando in plugin riesci con velocità umane, quindi magari anche superando i 100 km orari, a fare 50 km in plugin, quindi in completo elettrico, 50-75 km sono una bellissima cosa. Se per il tuo daily commute, quindi se tu giornalmente. Fai magari 50 km riesci a sfruttare tutto il plugin. E poi, quando torni a casa, tranquillo la ricarichi a casa. E il plugin potrebbe essere molto interessante almeno per le famiglie che ancora non sono pronte allo switch completo. Secondo me è interessante, anche se andrò contro tendenza. Ma secondo me, un buon plugin può essere interessante anche perché ti aiuta ad abituarti a non fare più benzina, e che è una cosa positiva. Uh, potresti fare un video specifico su Rivian? Grazie. Andrea Spinelli. Mm, sì, potrei, però, ancora è eh, lontano dall'arrivare in Italia. È lontano, credo, ancora dall'uscire. Eh, credo che comunque sia addirittura d'arrivo, almeno in America. Quando comincerà ad esserci magari qualche materiale, qualche opinione di qualche collega americano, potrei pensare anche di fare un video. Magari, magari, mh, non so, più avanti sarò più libero, riuscirò ad andare magari, ad ad organizzarmi, magari non so, andare a Los Angeles a, a vedere una, una fiera di auto eh, elettriche. Sarebbe strafigo. Strafigo, chi lo sa se un giorno il vostro Matteo Valenza, l'incaricato Matteo Valenza col microfono, andrà fino là in fondo, in quel bel paese, a fare qualche, qualche ripresa per voi, magari appunto per un evento di questo tipo. Io me lo auguro. Voi auguratemelo, che magari ci vado pure. Eh, farai altri video su Ami 100% elettrica. Davide Nette, David Net, devo pensare un po' a cosa fare. Devo pensare un po' a cosa fare, a cosa inventarmi, ma di cose da fare potrebbero essercene tante. Quindi sì, sì, potrebbe, potrebbe essere. Tutto dipende da quanto tempo riesco a dedicare a questo progetto. Eh, adesso con che auto sei, Alessandro? Adesso sono con la mia Tesla Model 3. Domani vado a ritirare la Mini, la Mini SE, quindi eh, la Mini Cooper S elettrica. Vedremo. Alcuni mi dicono che è molto carina. Eh, altri mi dicono che è, fa pochi chilometri. Secondo me è carina. E fa abbastanza chilometri per essere, per essere una cittadina. Però mh, ve lo vedrò, ve lo dirò quando poi effettivamente la proverò. Ci, la, la tengo per bluh, tre settimane, mi sembra. Due, due o tre settimane, la tengo per due o tre settimane. Quindi vedremo. Anche lì uscirà un bel video, ragazzi. Uscirà un bel video sicuramente. Perché lo giro con Giulio. Quando c'è Giulio di mezzo, il video fa paura. Quindi faremo paura a tutti. Stringete le natiche ragazzi perché il video sarà bellissimo. Ma la smart U453 può ricaricare con Fast? Certo. Sì. Può ricaricare in DC? Sì, certo. Non so quanta potenza, però sì. La Porsche l'hai già provata. Alessandro, eh, la Porsche. La Porsche, sì, l'ho già provata. Ho provato la Titan eh, Turbo S. Ehm, e poi. Adesso eh, mi daranno per 10 giorni, mi sembra, sì, 10, 10 o 12 giorni, la Cross Turismo, Taycan Cross Turismo. Anche lì dovrebbe essere una Turbo, mi sembra, se non mi sbaglio. Sì, la Taycan Cross Turismo. E anche, anche lì sarà interessante, però poterla provare per 12 giorni intensamente potrebbe essere, potrebbe essere interessante. Um, Andrea Tedesco, quanti chilometri hai percorso con Model 3? Più o meno 68.000. Cattuso, Matteo, cosa ne pensi che il presidente vuole vendere il 10% di Tesla? Ci sta, ci sta perché no? Uh, ciao Matteo, sono appena arrivato, saluti a tutti. Stefano Morettini, buonasera e buonasera ragazzi a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Ciao um, <ride> Matteo Felappi da Facebook, mi dice Rippling to Matteo Felappi. Ho perso la connessione, mi puoi rispondere? Eh, Matteo, non so che domanda mi avevi fatto Matteo, con Tesla Supercharger che auto può caricare? Roberto garba tutte, al momento però sono nei Paesi Bassi arriverà il test anche da noi si spera a breve, però per il momento stanno funzionando tutte il problema è che la posizione del caricabatterie è un po' un po' frammentaria, un po' davanti un po' in parte, un po' dietro sinistra, destra, ecco quindi ancora non si sa. Ho una grande sete, che dovrò, dovrò fermarmi. Beh, siamo a 56 minuti. Abbiamo ancora 3 minuti e poi dopo. Ciao, vi saluto tutti. Ciao Matteo. Ma nei piccoli comuni si dovrebbe installare la colonnina AC22? kW, o vado con la colonnina DC? Entrambe. Entrambe. Dipende, secondo me, dalla posizione e da cosa c'è vicino. Nel senso, se c'è magari, non so, un centro abitato, vicino al centro abitato, ci metterei una bel 2, 3, 4, 5, 6. Colonnine eh, naC a 22 kW, eh, che magari possono sdoppiarsi 11 e 11, così magari fanno dei piccoli vicino ai centri abitati, così magari uno porta lì la macchina, poi va a piedi a casa, si fa le sue due orette tranquillo, poi torna e sposta la macchina. Le DC le vedo un pochino più per. Eh, i, i posti dove ti fermi poco, ti fermi poco, vai a minimo 50 kW, quindi vuol dire che magari in mezz'ora hai già ricaricato quasi tutta la parte di batteria che ti serve per andare via. Eh, quindi ecco, io spero che arrivino tanto e presto e velocemente in autostrada, c'è un disegno di, di portarne tante in autostrada, speriamo che sia veri, veramente. Um, in proporzione hai più te Alita o tuo cugino? No ce l'ho più io Ce l'ho più io ragazzi perché eh, Non è che io abbia così tantissime auto da provare E difficilmente eh, mi danno le concessionarie Le auto per tanto tempo Le concessionarie quando mi prestano la macchina la prestano per due giorni, tre giorni massimo Mentre invece le case madri Mi danno la macchina per due settimane tre settimane addirittura la leaf me l'hanno data un mese per provarla bene quindi eh, allora in quel caso allora sì ma no tipo vabbè questo, questo mese sono fortunato perché mi danno per 15 giorni una, una mini e per 12 giorni la, la porsche dai can quindi alla fine riesco a riesco a aggiustarmela e come se, se non avessi la macchina sarebbe uguale Sarebbe figo un giorno riuscire ad arrivare a provare talmente tante macchine da non avere una macchina io. Sarebbe, sarebbe strano, anacronistico, però potrebbe funzionare. Eh, secondo te, da gennaio rimetteranno gli incentivi? Lo spero tanto, non so se proprio da gennaio, ma magari da febbraio-marzo, vedremo, speriamo. Eh, come va il tuo nuovo fornitore di corrente, Maurizio Di Maio? Per ora nessun problema. Mm, proprio nessun problema sono molto molto trasparenti si fa tutto via applicazione è Tate, lo consiglio, funziona, funziona bene funziona bene non, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema per Firtina. Um, mm, mm, mm. secondo te sarebbe utile avere a bordo un caricabatterie AC da 22kW nelle vetture elettriche? ho visto che ormai quasi nessuna viene venduta a, a più di, di, di 11kW sì, secondo me sì, potrebbe avere senso perché ce ne sono parecchie di colonnine a 22 kW grazie mille ai Radio Sabbadini per la donazione di 9,99 euro quindi 10 euro eh, sì, secondo me è interessante potrebbe essere veramente utile tipo ad esempio la EQS di Mercedes da come, come diciamo, optional un caricabatterie in AC da 22 di, di, di standard allo 11 kW e da 22 invece ci, ci puoi aggiungere un po' di più io lo farei, se dovessi comprare una macchina così probabilmente lo farei eh, Ilario Sabadini oltre a donare 10 euro, ti ringrazio molto dice scrivete ai sindaci e per um, allora, scrivete ai sindaci e per eh, coppia conoscenza all'ufficio tecnico del vostro comune la procedura più veloce ed economica per i comuni comunque è b-charge, quindi eventualmente scrivete anche a b-charge io ho una comunque una letterina ci sta, tanto fate una PAC se non avete la PAC, mandate una mail normale. Che va bene lo stesso. Eh, proverai il sito Berlingo elettrico. Le proverò tutte, ragazzi, le auto elettriche. Sicuramente sia sulle su, su auto, furgoni, eh, monopattini, eh, tricicli elettrici, quadricicli, cinque cicli, Tutti li proverò tutti, non c'è assolutissimamente neanche da domandarselo. Uh, sì, almeno come optional sarebbe utile averlo. Dice PES 87 anche secondo me. Disistor uh, 419 dice chilometri recuperati. Non so che cosa tu intenda. Uh, siamo ad un'ora, ora puoi svenire sul letto. Sì, comincio ad avere mal di schiena, in effetti, e sono stanco anche perché sono stato in giro tutto il giorno. Sono stato da mia madre per, la, per, la, per il pranzo. Eh, abbiamo giocato a carte tantissimo e poi ho accompagnato Arisa nel suo, nella sua giornata di shopping eh, compleannese eh, al, suo, insomma, al suo posto preferito, che ovviamente non è tipo andare al mare ma è andare a Orio Center. Eh, tra, e tra l'altro, saluto i ragazzi Ori, ad Orio oggi che mi hanno fermato hanno voluto il selfie. Grandi ragazzi, bravi. Bravi, fermatemi, ricordatevi, fermatemi Che io a me fa molto molto piacere fermarvi. Perché fermarmi perché tanto così almeno mi riposo perché altrimenti, tipo mia moglie mi trascina su tutti i negozi. Amico, vabbè. Quindi fermatemi ovunque mi troviate, che io eh, mi fermo volentieri. E quindi, grazie. Quindi, grazie a tutte le persone che sono connesse oggi, lasciate un like, mi raccomando. Lasciate un commento alla live se, dopo, dopo, quando è finita. Eh, <ride> Potrai provare il quadricottero elettrico. Provare probabilmente no. però come, come diciamo passeggero, sì, come passeggero sì, quindi lo farò. Lo farò. Eh, la fine 2012, attual eh, attualmente, qual è il tuo lavoro principale? Io sono un programmatore. Sono un programmatore, faccio 8 ore a quello e poi riesco. A, per il resto, mi dedico a fare questo che vedete qua Grazie mille, penso 88 che dice ciao a tutti: Alessandro Signorini, Fabrizio Mazzatesta, Claudio Bellu, Alessandro Laspina, Roberto Garba, DigiSistor 419, Franco BR, Cesare Ravasio, Roberto Di, Maurizio Di Maio. Eh, Valeria A, ciao Valeria Carlo Toscano Beltazor, Alessandro Massimiliano Fazzi, Manu Cristian Cristian, Walter Jack anti, Andrew Gattuso eh, Salvatore Mino, eh, Simone Belli Alessandro Laspina, Roberto T, Stefano Morettini Davide Colla, Rossario Formicola, Salvatore D'Alessandro Matteo Leonetti, Gioia Sol, ciao Gioia Cesare Ravasio, Ivan Castelli Marco Valtora giusto? Valtorta, scusa. Giacomo Guarnieri, Gattuso Gatto di nuovo. Eh, Spaventa Corvi dal canale Viola, Felice. Alessandro L'Aspina di nuovo. Gian Battista, Dario Mazzi. Ragazzi, grazie mille. Grazie mille e buonasera. Noi ci vediamo con un video nuovo martedì, che ancora non so cosa fare, ma però qualcosa farò. Ciao, grazie.